flip, stai qua. In diretta dagli studi di Milano, Torino, altrove, Svizzere, abbiamo il piacere e l'onore di presentarvi la prima e forse unica edizione del Quizzettone. Protagonisti indiscussi della serata saranno naturalmente Dario Moccia, Omi e Tol Grace e il ritorno di Simone Paletti. Questo è il Quizzettone. Basta, si stacco niente. Vabbè. Ok. C'era già troppo hype così. Ok. Ma scusami, che ci sono... Sì. I bambini? Ma ci sono dei turni o si risponde a... Ecco, questo non lo so. Io direi sì. Perché è poi... non so se si può dire... Si può rispondere alla stessa cosa? No. Sì. No. non lo so bene. Cos'è? Decidiamo adesso. Possiamo rispondere alla stessa cosa? Secondo me sì. Sì, fai a turno e magari si risponde alla stessa cosa. Mm-hmm. Perfetto. Ok, ora che le regole del quizzettone sono finalmente chiare, direi che possiamo procedere con la prima domanda. Sono molto fiero di questi suonini che ho messo. Quando entri in un bagno. Ah no, questo l'ho fatto ad Andrea di prova, non posso già farla, scusate. Mi pare. No, che cos'è qualcosa che tenete nella vostra macchina? Just in case. Prego, prego, andiamo sempre a turno. Dario? I fazzoletti. Ok. Andrea? La borsa. La borsa proprio di Wall Street. Simone? Ruota di scorta. Da bagno. Molto interessante. Chris? Ma non ho capito la domanda. Cosa vuol dire just in case? Per forza. No. Per la necessità. Per necessità? Mm-hmm. I soldi nel... Nel mio portafoglio. Cos'è? Una teiera? No, del... Il cruscotto. Una pompa. Cos'è? Quello in mezzo? Quello in mezzo? In mezzo alla pompa? I soldi nel metà dei due sedili. Ah, nella zona di mezzo. Il vano porta oggetti. E attenzione, perché beh, qui ci sono un po' di risposte giuste, un po' sbagliate, quindi... A parte che non si capisce a chi le stai dando, però. No, esatto. Allora, Chris si aggiudica con la cosa più votata, 19 punti, soldi, bravo Chris. Dopodiché c'è ruota di scorta di Simone Panetti, 15 punti, complimenti. Ma cazzo, meno dei soldi. Sì, no, quant'era il soldi di soldi, bro? Sì. E invece quindi purtroppo borsa non c'è qui. Senza benzina. Borsa non c'è. E Dario, avevi detto tu? Fazzoletti, ma la Meriani sono sudici. No, esatto, bravo. Dovete ricordare che queste sono domande no. fatte agli americani. Bisogna entrare nel cervello. Vabbè, dai, ricominciamo, bro. Dai, questa era... Vuoi ricominciare? Era di prova? Ma a me sembra ovvio, suona perché... già come uno scam, eh? No, dai, andiamo avanti. Anche i bambini del pubblico non sono d'accordo. Madonna, che porco mio. No, vai, prego. Ok, qualcosa che potete trovare all'interno di un buffet di colazione. Dario. Stiamo parlando di americani, quindi una pistola. Bravo, bellissima gag. Volevo farne una sulle scuole, ma bene così. La commedia all'italiana. Andrea? Il Wurstel. Il Wurstel. Wurstel. Mm-hmm. E... Simone? Uova. Ok. Chris? Croissant, cornetti. Bene, allora le risposte sono interessanti perché Simone si aggiudica il primo posto, è molto forte Simone, 25 punti con uova. Poi qui se c'è un punto in pistola, io godo. Purtroppo non, nessuno ha risposto pistola ed è un vero smacco, però bravo Andrea perché con sausage, che credo possiamo considerare Wurstel, 19 per te e purtroppo non c'è brioche perché non ce l'hanno loro.
Porca puttana, non ce li hanno. E, ma devo dire, con sgomento non c'è neanche la pistola, quindi zero punti. Ma io ho 40 punti, no? Sì, sì, sì. Sì, ah, perché non abbiamo risettato? Okay. Massimo esperto di cultura americana. qua ragazzi, la risposta chiara era bacon, no? La seconda dopo prima uova, però. Prima uova. Uno sport, non metto più le musiche, mi sono già rotto coglioni. La musica prima dell'annuncio. No, Simone, anche te però devi... Uno sport nel quale i giocatori fanno molti molti soldi. Vi ricordo, siamo in America. Chris, inizia tu. Golf. Dario. Baseball. Simone. Football. Mm-hmm. Andrea. Basket. È vero, anche Brodo. Allora, complimenti a tutti, tranne a Chris. Perché perché abbiamo football 29 punti, quindi chi cazzo era che ha detto football? Io. Panetti. Ok. Panetti primo 29 punti, baseball 27 punti, bravo, bravo Dario. Però ragione Omi, mi sa. E poi basketball 24. Però comunque tutti molto forti qui, tutti molto Vabbè, forti. Vabbè, bro, ma quando si ritirano vanno tutti a giocare a golf. No, pensa che c'era freccette, era, mentre golf non c'è proprio, mentre c'era freccette era cricket. Fumol. Cioè? Chi? No, niente, dicevo, andiamo avanti. Ma videogiochi, c'è videogiochi, c'era? E-sports. No, non c'è neanche e-sports. Molto interessante. Sì. Oh, sì. Molto interessante, sì. Nomi degli Avenger della Marvel. Quindi ovviamente qua proprio bisogna capire i più iconici, eh? Siamo in America. Vedo già Dario con la mano alzata. Però siamo in America, potresti dare il suggerimento a Jerry Scotti, ma potresti anche incularmi. Io dico Iron Man. Simo? Spider-Man. Vabbè che... Sai che ci sono Sony, eccetera. Io spodesto tutti con la mia mente, dico Black Panther. È vero, perché ha incassato un botto. Bravo. Cazzo, è giocato sul media proprio. Press. Capitan America. Capitan America? Sì, penso abbia detto quello, sì. Bravissimo, Capitan America è la più votata con 22 punti. Ma guarda, ma nel nome, ma sono nota. Americani, sono persone semplici. Cioè, l'hanno detto. 22 punti Capitan America. Poi Iron Man ha pari merito, quindi 22 punti anche lui. Complimenti Dario. Invece Simone con Spider-Man soltanto 3 punti. C'è, ma soltanto 3 punti. Ho sbagliato la mente. E infine Andrea Black Panther 20. Complimenti comunque, perché le top 3 le avete prese tutti, quindi 69 tra l'altro. Spero che Generalone riesca a tenere il conto di tutti, perché è un po' difficile. Forse puoi dividerti la metà con Rise, non so. Comunque io farei così, comunque farei rispondere in base al punteggio, tipo Chris risponde per primo, magari ci sta. Ah, chi ha il punteggio più alto risponde per primo, secondo me. No, così gli altri in caso possono copiare. No, ma nessuno copia tanto, siamo dei gentlemen. No, è che c'era. Sì, niente. Vai. Ma un po' una musichina. Ma arriva un attimo. È un attimo, tempo di cliccare. Un componente comune delle candy bar, dei dolcetti, diciamo, all'americana. Chris. Tutto a posto, Chris? Il lecca lecca.
No, no, componente tipo ingrediente, ingrediente, non, non tipo. Ed è dentro c'è il lecca-lecca. Bravissimo, ottima inquadratura Simone, questa è l'inquadratura che voglio io, bravo, bravo. Attenzione proprio. Quindi Chris, te la faccio rifare, un ingrediente. Zucchero. Un po' più definito, zucchero c'è un po' dappertutto, un po' più definito. Vabbè, Chris ci pensa un attimo, Simone. Il coso, e come si chiama quello, quello... Il glucosio, forse. Cosa, Chris? Quello che fa schifo da mangiare, quello scuro. La merda. La merda. Il caramello. Ma non fa schifo. Va bene il caramello, dai. Dai, Chris con caramello. Panetti. Ma non, non tocca a me, tocca a Dario. Che ah, hai ragione, più... scusami. Dario. Lo strutto. Dai. Dai, dai. Vabbè. Lo strutto. Andrea? La melassa. Ma che cazzo? Vabbè. Simone? Cioccolato. Ma Simone è un pro player. Cioccolato è la risposta più votata, 36 punti. Ottimo poi il caramello di Chris, 15 punti. Melassa e strutto non ci sono neanche, quindi purtroppo. Ma noi ragioniamo da insider, da intenditori. No, ma, ma sono persone comuni che rispondono. Vabbè, dei dementi, quindi vogliamo. Vabbè. No, questo no. Era da quiz. Vabbè, intanto. Questo è molto difficile. Okay. Ma ci sono tanti punti in palio. Vai. Qualcosa che potrebbe avere molti buchi. Dario, dai, andiamo a caso, mi piace che si sono notate. Non ce Dario. La faccio, tua madre. No, scherzo, però ci sta, oggettivamente. Potrebbe, ne ha no, una quantità. Allora, ti dico Emmental. Molto interessante. Andrea? Tema di sicurezza americano. Bravo! Va bene. Va bene. No, era una gag. Bellissimo. Alveare. Simone. Chris. No, Chris ha detto. No, Chris detto non hai book. Chris, vabbè, uno dei due, alzate la mano e... Ma non stai a fare l'ordine per niente. Quale allora, a caso. Le pareti di una scuola del Texas, anche. Purtroppo non puoi più cambiare, non c'è. Camp the Golf. Camp the Golf, ok. Chris? Scuola pasta. Allora... non ci crederete, ma inizio da questo anche se non è il più votato. Campo da golf c'è con soltanto due punti, ma c'è. Complimenti Simone, complimenti Simone. Dopodiché, qui si capolavoro del Moccia, formaggio svizzero, quindi l'Emmental, sì, 40 sì. Punti. Oh, pensano solo a mangiare la Meriani, è incredibile, una cosa assurda. È una cosa psicologica anche questo gioco di entrare 40 nella punti, loro. Boia, che bomba. Devastante, devastante. Fog. E, poi Andrea avevi detto? Alveares. Non c'è l'Alveares. E Chris? Spagnolo. Scuola pasta. Neanche scuola pasta, perché quelli la fanno scotta come la merda. Vero, lasciano la andare via. Quindi mi dispiace, ma non c'è neanche. Comunque, Simone 110, Cristo. È un mostro, Simone è forte, è molto forte. Serve poco poi per rompermi il culo. Comunque, per curiosità, c'erano come in seconda posizione vestiti oppure anche reti da pesca. Ma cos'è vestiti? Così. Che buchi hanno? I jeans? Vabbè, le jeans da giovani. I calzini. Ah, per gli strappi e cazzi, eccetera. Eh sì. Eh sì, cosa grazie. Perché devo leggere la domanda, faccio finta di niente. Allora. Sì. Lo fanno. Nomina un tipo di edificio
nel quale sembra sempre fare freddo. No, dai, questo non si può dire in America. Ok. Vai, Omi prima. Omi. Prego. L'ospedale. Ah, 8. Io dico invece... carcere. La prigione. Vado al fresco, no? Si dice in America. I go to the cold, come dicono, certo. Va bene, andiamo avanti. Let's send him to the cold. Ma Chris, cosa ne pensa? Obitorio. Ok, interessante. Simone? Palesemente sta leggendo la chat. No, cosa dice in inglese palaghiaccio? Vabbè, dai, si è capito. Ice Stadium. Stadio da hockey, tipo. Allora, qui c'è una questione da derimere. Intanto vi posso dire che palaghiaccio non c'è. Quindi mi dispiace. Poi non c'è neanche il... cos'è che avete detto? Obitorio, ospedale, l'obitorio caso. Non c'è. L'obitorio non c'è. E non c'è neanche la prigione. Dunque, l'unica speranza è in Andrea che ha detto ospedale. Io qui ho doctor office, cioè, diciamo, la sala del dottore. Che strana, però. Che cosa vuol dire doctor office? È perché si vede che loro vanno là e fa fare... se devi stare col pipo di fuori... Perché loro gli paga, gli costa tanto l'ospedale. No, quindi hanno freddo prima. No, è ok, però... Quindi io direi di attribuire i punti ad Andrea e pensate, sono ben 44, quindi c'è una... vieni! Una decisione molto, molto forte, complimenti Andrea. 44... Posso fare la mia esultanza classica? Certo. va bene, va bene. Vuoi anche un... questo. Ti metto una musichina d'esultanza? Sì, sì. No, non ce l'ho. Ok. Nella scatola. Sì, sì, se la tiene lì per sicurezza. Le altre erano al lavoro, in classe. Oh! Ecco, vedi che qua c'era il riferimento. E poi alla motorizzazione, stanza di hotel e l'igloo. C'era lì ci si poteva arrivare. Ma perché, ripeto, gli americani sono persone semplici. E in miniera? In miniera non c'è. Questa è bella. Meno male. Qualcosa che cresce più velocemente di quello che vorresti. I figli. Ok, Chris dice i figli. Cazzata con mostri. Chris dice i figli. Simone? Tosta, I debiti. Scammato. Andrea? O Dario? L'erba. Dario. Le tasse. Ok. Sì, vale un po' come quella di Simo, diciamo. Sono la stessa risposta. Ah. E quindi andiamo a vedere di più. Allora. Ma qualche applauso è anche così. L'erba era il secondo posto, 14 punti. Complimenti. Chris ci è andato secco perché Kids e basta. Kids and ma non smettono. Kids and Babies è il terzo posto, 13 punti, quindi molto vicino al risultato ottenuto da Andrea. E poi voi due avete preso entrambi 4 punti perché sono debiti e spese. Diciamo. Dovete pensare come Chris, ragazzi. Vabbè. Il primo posto era ai capelli. Io non ne so niente. Una reazione. Ti metto una musica da reazione così? Si sta. Questa è più da Be Right Back. Puoi fare un Be Right Back con quella musica? Mm.
dovevi solo dire be right back. Prima infatti vince. Allora, questa è grossa. Per favore, devo fare la domanda. Qualcosa che deve essere leccato. Ehi, ehi. Perché i bambini? No. Loro sono ingenui, sono ingenui. Prego, prego, alzata di mano, quando volete. Vai, Simone? Sentiamoci. Il gelato. Ehi. Chris? Vai. Il lacca. Oddio. Bravi, bravi, state entrando nel mood americano, mi piace. Io dico il frozen yogurt. Vabbè, è gelato sempre. Okay. Devi stare calmo. Sono due cose diverse. Vero. Scureggia. Ok, poi è vinile, però. Andiamo avanti. Avete detto tutti, no? Andrà la, la lettera. La? Complimenti, bravissimi tutti, bravissimi tutti, perché... E cos'è? Codice Morse? C'erano tutte e quattro e c'è un po' di delay nel premere il tasto. Ma, allora, Lollipop, quindi lecca lecca di Chris, 33 punti, prima posizione. Ma non devono soffrire Dario e Simone, perché... Entrambi prendono il gelato, 32 punti, 32 punti. E anche la busta c'era un po' più in basso, 9 punti. Vabbè, io ho ragionato un po' come quelle che hanno 60-70 anni, nostalgiche un po' di quel mondo lì. Sì, ma sì, ci sì, sta, ci sta dentro, ci sta dentro. E dato che abbiamo parlato di leccare, stiamo aspetta, nei paraggi... Aspetta, direi che possiamo arrivare a 200 punti. Così almeno vince chi arriva a 200. Ma facciamo 250, perché se ne imbrocca una giusta Simone è già finito. Ah. Ok. Che sarebbe veramente un peccato, giusto ragazzi? Ma non c'è qualcosa di spicy con le... Questo è spicy. Qualcosa che richiede l'uso delle labbra. Sempre per alzata di mano. Chris? Fare la bolla con la cicca. Mi sembra... Un po' specifico. Però, se questa è la tua risposta, va bene così. A labbra o bocca? No, ce sto io, mi vinco con la mano alzata. Labbra, labbra. Comunque, Simone. Il bacio. No, il mio. Dario? Mangiare. Fischiare. Ah, regà, buongiorno. Lo lancio. Allora, non so perché ho dovuto dirlo prima. Comunque, labbra rosse allora, sulla Coca-Cola. Baciare è la risposta con più punti in cima. Complimenti Simone, 56 punti per te. Sono infatti vedi che avrebbe già vinto, t'avevo detto io. 56 punti. Ma perché è uno romantico, Simone? Lo so. Ma ci ha fatto anche la canzone. E che vuoi? È che labbra rossa. Una canzone sola hanno fatto. Vabbè, e poi fischiare, Andrea, c'è e vale 7 punti. It's something. E dopodiché, Chris, purtroppo non c'è fare le bolle. Mi dispiace fare le bolle con la gomma. E questo devo dire mi stupisce, ma evidentemente sono stati molto precisi perché proprio con le labbra. Purtroppo non c'è neanche mangiare. Mi dispiace, 0 punti per Dario, 0 punti per Dario.
No, ragazzi, io ho qua i dati, è inutile che vi lamentate. Possiamo fare anche come Simo delle pose americane? Che cazzo è? Sai come, come si chiama quello che faccia a calcio così l'aeroplanino? No, questo è un po' strano, dovresti fare la stanza... Com'è che si chiamava? Vincenzone. Montella, Montella. Ci siamo? Insomma... Sì, sì, sto cercando una domanda buona. Avete visto la nuova season di Fortnite? No. Sì o no? Qua è solo la risposta. Ma i Pantella hanno fatto una versione Squid Game... No, non mi risulta. Forse sì, però... Ma forse secondo me arriva, Squid Game, sì, realtà contro finzione. Lo Squid Game al liceo contro lo Squid Game universitario. Con la nonna che fa quello di 1, 2, 3 stelle. La nonna, la mamma, il professore. C'è, dicono c'è. No, vabbè. Speriamo arrivi, dicono da me. Vabbè, io direi di ritrovarci. Scusami, apro una piccola parentesi, forse non dovuta. Se esce, magari metto la musica da parentesi. Se, non solo questo. Se dovesse uscire, magari ci rincontriamo tutti qua per vederlo. Certo, una grande un cineforum, tipo. Sì, sì, che sì, bella idea. Vabbè. Una bevanda che può essere una bevanda che può essere servita sia fredda che calda. Ela! Non credo. Il ponce. Una marca. Questo. Il tè. Il caffè. Quegli americani maledetti col caffè. Ah, il latte. Ai miei tempi. Il latte è buono, eh. L'acqua. Non voglio dire prima del tempo, ma allora dico subito che purtroppo l'acqua non è nella lista. Mi dispiace, Andrea. Però in compenso, le altre tre sono le top tre. E in particolare, il tè sono 59 punti. Ho un altro suono di correttezza. Oh, che bello. Bello questo. È più felice. Questo è solo per alti punti. 59 punti del tè, che quindi vanno a Chris. Dopodiché il caffè, molto molto forte anch'esso, 34 punti. Complimenti, Pogers. Dario. Pogers. E l'ultimo, purtroppo un piccolo contributo, ma comunque significativo, il latte, 3 punti. E l'acqua non c'è sicuro, water si dice. L'acqua non c'è proprio, water si dice. No, c'era il sidro però. Ah, il sidro, ah, il sidro di mele. Mele. Possiamo fare non qualcosa di cibo? Certo. Vai. Qualcosa che potreste trovare sotto la suola della vostra scarpa. Gomma. Ah, Simone così secco, gomma da masticare. Lo fanno. Chewing gomma. Chris. Però non ti sei prenotato, eh? Attenzione. Vabbè, un cazzo. Tanto non è che ci stanno regole qua. Ne abbiamo deciso tre e nessuno l'ha mai rispettato. No, infatti. Chris. Non si può rispondere uguale, quindi. No. La cacca. Dario. O Andrea. Vai, fa prima Andrea, dai. 30 anni. Il fango. Dario, ti voglio dare un aiuto. Hai già risposto una volta, questa, però fallendo, a questa domanda. A questa risposta l'hai già data, ma in quel caso era sbagliata. Un Kinder Brioche. È una richiesta o è la risposta? La risposta. Un camion Iveco. Anno dici che facciamo una piccola DV alla Kinder dentro il gioco. Sì, 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 è sponsorizzato. Far Cry, il nuovo Far Cry. Il grande quizzone è sponsorizzato da Kinder Bueno, la medicina che sa di buono.
Allora, la risposta più corretta, ammesso che esista in italiano questa cosa, è gomma da masticare con 49 punti. Complimenti, fanno, Simone. Però, subito dietro, Chris, 43 punti con cacca. E poi, alla fine, ma sempre dignitoso, Mad, il fango, di Andrea, 4 punti. Complimenti. Purtroppo, Dario, non c'è il Kinder Bueno, ma la terza, la, l'ultima risposta... Che brios, scusami. Che poi rimane anche proprio la forma. Perché bravo, la perché scoppia, no? Poi lo scoppia, bravo, bravo. Bravo. E purtroppo, purtroppo non c'è, però era Fazzoletti qui. Fazzoletti c'era. Sì, che perché avevi, quando la, esce la di capitura, c'era il butto in terra. Sì, perché là, l'acquedotto sì, è ancora... Sì. E quindi... mi sembra evidente che Simone abbia stravinto. Ah, stravinto no, Chris ci stava arrivando. Complimenti Simone. Ma c'è anche chi è che ha messo l'ambulanza come suono? Boh. Comunque mi dispiace per gli altri concorrenti. No, si applaude anche gli altri concorrenti. Basta, Sto tante case. Voi sentite i miei alerts? No. Faccio no. Così? Quindi... termina qui la prima e probabilmente ultima edizione del Quizzone. Un grande complimento forte fatto a Simone Panetti e il pubblico festeggia. Bravo Chris, bravo Dario, bravo anche Andrea che è arrivato al fondo, ma la cosa importante è essersi divertiti. Ci rivediamo tutti ad una prossima edizione. Un abbraccione dal Quizzone! Scusate, no aspetta, scusa un secondo, qua ci eravamo giocati 20 euro di base a testa. Nessuno ha mai detto questa cosa, ti ringrazio e ti saluto, ciao Simone. Andre, c'erano 20 euro di base a testa. Li abbiamo decisi all'inizio della... Ma Simone si è mutato, ragazzi, perché non lo sento. No, non sono mutato, anzi, sono a... Grazie, Alessandrone. Mi dovete dei soldi. Questo lo senti, Simone? Non so se vogliamo mettere in ballo le sabbie arrivate al momento. Perché io non... sta parlando, ma sta parlando con noi o no? Non so se... Allora, ascoltatemi un secondo. Ora ti sento, Simone. Ora all'inizio, ok. Se vogliamo, possiamo anche fare quella cosa delle subs. Chi? Bel giubbettino, Chris. Sì, ce l'ho da un po' di anni. Non è male, era quello che andava di moda all'epoca. Bella felpa, Andrea. Andre, yeah. Ehi, no. Sono Simone, vedo che non mi riesci a sentire su... Ah. Quindi... Sì, abbiamo parlato di 20 euro all'inizio. Non so se vogliamo fare quella cosa o come quelle abbiamo detto all'inizio, le sub che sono arrivate, vengono donate. Aspetta che chiedo un attimo, ti richiamo. Ed un secondo. Sì, aspetta, no, dimmi adesso se riesci o no. Andre. Oh. Ehi, dimmi adesso se riesci o no. E devo sentire un attimo una persona. Arrivo, e ti richiamo. Oi Andre. Oi Chris. Dimmi. O vuoi chiudere L Armadio?
No, per cosa? Bro, prendi una scusa, fai finta di niente. Me la vedo io. Sento il tuo amico, vedi te, dai. Fammi sapere. Dai, ciao ciao. Pronto? Pronto, Simo? Andre. Io ho parlato con Chris, fa tutto lui. Le rimanda subito. Anche le mie. Ok, parlo con lui. Grazie. Grazie. Ok. Saluto, che vado in live. Ciao, ciao. Pronto? Chris. Vai Simo, com'è? Sto a posto. Andre mi ha detto che risolvi tu la situazione. Ma mi sa che lo fa Hank. Mi ha detto così. Io non sapevo niente, ma hanno invitato loro. Aspetta che chiamo Andre, dico di farti chiamare da Hank. Ok, Ti aspetto qua. richiamo subito, ciao. Aspetto qua, aspetto qua. Sei pronto? Bro, ma gli hai detto che sono stato io? Bro, Cioè che dovevo. non voglio avere problemi io qua, cos'è che poi tutto. Io cosa c'entro, bro? Ho detto che lo faceva Hank. Chiama tu Simo e metti a posto. Bro, a me fa brutto. Aspetta, aggiungo Simo in chiamata? Vai, vai, facciamo finta che anche è al corrente. Aspetta, aggiungilo te in chiamata. Diciamo che abbiamo sentito Hank. Vai, vai. Pronto. Eccoci, bro. Eccoci, bro. Ehi. Sentito Hank? Sì. Sì, ha detto che fa tutto lui. Va bene. Ok, va bene. Giro 15, In caso mi chiamo. 15 massimo, 20 secondi, gira tutto. Ok, sento Hank. Va bene. Ok, Dai, grazie. ciao. Ciao, ciao. Hank? Oh, Simo, senti, ma stavo chiamando Andrea perché io per fare il presentatore mi aveva promesso 100 euro. Mi ha detto però via WhatsApp che posso chiedere a te perché tanto hai vinto tu, dovrebbero esserti già arrivati i soldi. Come ci organizziamo? Ascolta, Hank, qui no, aspetta, forse c'è un disguido. Abbiamo accordato all'inizio, forse ce l'hai anche tu, per i 20 euro di base più le sub che arrivano al momento. Niente, credo che tu mi debba dei soldi. Ho sentito sia Andrea che Chris e ci siamo accordati o almeno si sono accordati con te per darmeli. No, ma esatto, 20 euro più sub, però appunto da questi andrebbero detratta la mia parcella, mi ha detto Andrea, per una roba sai, delle tasse, della dichiarazione. Quindi io aspetto i tuoi 100 da te. Poi per il resto credo che sia Chris a gestire. No, no, aspetta, io non devo soldi a nessuno. Ho vinto la. Oh, aspetta, ho vinto, quindi credo che tu o qualcuno mi debba dei soldi. Cerchiamo di gestirla. Non No, vorrei vabbè, sì, questo sì, però che si crei, cioè. no, non vorrei creare degli attriti tra.
La questione è che Andrea mi ha detto, guarda, parlane con Simone perché io non posso... Ok, gestisco io. Sì. Gestisco io. Sì, sì. Ok. Aspetto notizie perché mi servirebbero anche se presto. Va benissimo. Non voglio fare il rompicoglioni. Vabbè, poi quella bella di voi, adesso capisco un attimo come deve andare, va bene? Ok, ciao, un bacetto. Pronto? Ciao Paolo. A volte bellissimo. Ciao Paolo, ascolta un secondo. A parte, perdonami se sei live. Mi dovresti 20, 60 euro. Paolo. C'è una piccola situazione qua in cui io ho vinto in un quiz e da quello che ho capito nell'organizzazione generale mi devi 60 euro, erano 20 a testa più le sub ricevute al momento, non so se tu hai ricevuto sub o meno. No, ti do 20 euro? Mi devi 60 euro, dovrebbe essere il totale. 60.000. Bella Simo, so 3 mesi. Ritorno su Twitch dopo un botto di tempo. Mi sei mancato. Facciamo 60.000, Paolo. Ah, non è un problema. Allora, ok, perfetto. Va bene, Paolo, grazie. Mi mandi il PayPal? Sì, ci penso io. Ok. Grazie mille. Ciao. Ragazzi, mi sentite? Oh, ti sento, Simo. È risolto tutto. Risolto tutto. Niente. Ci siamo. Siamo? Sì. Non sì, so siamo... perché non ti sentivamo. PC nuovo, cioè connessione nuova, un po' di casini, sai che ho iniziato da poco. Hai risolto? Sì, tutto a posto, non ci dobbiamo niente. Ok. Siamo... Quando volete, io ci sono, il quizzone, content, anzi vi ringrazio del content, ci possiamo anche salutare. Se ti va, fra un 2-3, anzi anche domani sera, se non hai niente da fare... Cenetta offerta, se vuoi, magari un go-kartino insieme pago io. Ehi, ragazzi, è stato un piacere. Vi do un bacio e magari ci sentiamo domani, appunto. Ciao. Grazie mille. Ciao Simo, divertiti. Ciao. A voi, buona live. Ciao Simo.